Impianti sportivi affidati in gestione con una convenzione che volta più a un interesse sociale. Stamattina il consulente allo sport al Comune di Catania, Fabio Pagliara, attualmente anche segretario generale della FIDA, Federazione Italiana Atletica Leggera, ha consegnato agli uffici comunali linee guida su tariffe per gli impianti sportivi e delibere su convenzioni impianti. Per l'ex segretario generale nazionale della Federazione Hockey è l'unica strada per rilanciare lo sport catanese. Da un lato consegniamo le convenzioni, bozze di convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, quindi tutti gli impianti sportivi, se poi la commissione consiliare e il consiglio comunale riterrà, potranno essere affidati in gestione con una convenzione rispetto a quelle esistenti che volta più a un interesse sociale, che volta a consentire, semplificando le procedure, le società che gestiranno o le federazioni che gestiranno gli impianti di poter rilanciare l'attività quindi sportiva e sociale. Alcune semplificazioni che vanno da la diversa possibilità di recuperare il 36% da parte dell'amministrazione a una serie di semplificazioni e di possibilità anche nell'ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. E insieme a questo delle linee guida per le tariffe, perché quello che sta accadendo nell'ambito dello sport è che le attuali tariffe che sono vigenti dal 2008 circa, con alcune modifiche, hanno fatto sì che ci sia uno scollamento fra lo sport di vertice, che è rimasto profondamente colpito da queste tariffe, lo sport sociale, che non può più attivarsi, ha premiato sostanzialmente chi compie speculazione lavorando poi quindi nello sport, subaffittando, uso termini non per far capire, non formali, quindi una rivisitazione delle tariffe che invece premi chi fa veramente attività sportiva, non solo di vertice, ma chi fa attività, non so, immaginiamo nei quartieri un pochettino più difficili, e svolge quindi attività gratuita sulle attività. I tempi sono stati rispettati, adesso la palla passa alla politica. Secondo Pagliara, il Consiglio Comunale apporterà alcune modifiche, ma sicuramente migliorative. Io credo, rispetto ad alcune modifiche che la burocrazia sta già portando su queste bozze, che il mondo dello sport e il Consiglio Comunale possa ancora migliorarle e quindi far sì che si compia l'elemento fondamentale per il rilancio dello sport catanese, che è cambiare le regole.